Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.557 nuovi casi di coronavirus a fronte di 220.939 tamponi effettuati. Giovedì l'incremento era stato di 1.968 su 97.633 test eseguiti. I decessi sono stati 73 contro i 59 di giovedì, per un totale da inizio pandemia che arriva a 126.415. L'indice RT scende al punto 68 con un'incidenza di 32 casi per 100.000 abitanti. Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca, auspica il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro. In Italia è partito infatti il countdown sulle riaperture. Da lunedì saranno Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto ad essere promosse tra le regioni virtuose, aggiungendosi al Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Sardegna, già in quest'area minima di rischio. Dal 14 giugno invece potrebbe toccare alla Lombardia, al Lazio, al Piemonte, alla Puglia, all'Emilia Romagna e alla provincia di Trento. Dovranno aspettare il 21 giugno invece la Sicilia, le Marche, la Toscana, la provincia di Bolzano, la Calabria, la Basilicata e la Campania. Ultima ad entrare in zona bianca sarà quindi la Val d'Aosta, presumibilmente al 28 di giugno prossimo.